bentornati sul canale. Siamo alla seconda parte delle vostre domande e risposte. Allora, siamo arrivati a Luca Garre... Ah, ciao Luca, Luca di qui di Biella. Attendo un bel servizio completo sulle nuove batterie litio. Sì, le farò, mi sto intanto prendendo un po' di dati tecnici perché non sono un tecnico e sono un camperista, quindi sto cercando di raccogliere un po' di dati tecnici per accontentare anche i più sofisticati. Non lo sarà, comunque tecnico, però un minimo mi piacerebbe. E soprattutto le sto ancora provando in questo momento. In questi giorni sto provando proprio qui in stanziale, perché partendo da casa con la Truma iNet mando il comando di accensione alla stufa, mi trovo qua già bello caldino, faccio per i video nel camper al caldo e sto vedendo che, scollegato dalla corrente, ho già fatto andare la stufa 3 giorni. Non consecutivi, però per qualche ora al giorno, e la batteria è sempre al 100%, quindi intanto mi dà soddisfazione in questo. Però la parte che mi lascia ancora in dubbio è sull'alternatore, quindi devo approfondire questa cosa. Comunque presto arriverà il video. Roby G, interessante sapere quali furgoni consigli per caricare scooter e sul cambio automatico. Beh, l'ho già accennato, per caricare dentro lo scooter sicuramente i migliori sono i due Revolution, quindi o il tetto H3 o il nuovo Evolution, perché puoi dormire sopra la moto. Ne tutti gli altri devi impacchettare il letto lateralmente per caricarla, scaricare la moto per poi dormire. Tutti i modelli R sono quelli che hanno il corridoio più largo, quindi sono quelli che hanno più centimetri utili per caricare la moto smontando il letto, altrimenti Evolution o Revolution. Marco Spadaro, non ho mai visto un video in cui si parla di ruota di scorta per il van, esiste, ci vogliono soluzioni alternative? Quasi nessuno mette la ruota di scorta, come ormai sulle macchine. Fortunatamente Pearsall mette la ruota di scorta di serie su tutti, tranne sul Campster, e c'era qualche modello su Ford vecchio che aveva il serbatoio dell'acqua grigio al posto della ruota di scorta, ma attualmente sì, direi che tutti hanno la ruota di scorta nel pacchetto Linico, quindi sostanzialmente di serie. Autonomia di gas e acqua in libera, l'ho accennato nella domanda del primo gruppo di domande, quindi se non l'hai visto l'altro video vai a vederlo, lo trovi nel link della descrizione e proprio spiegavo questa cosa. Umberto Borgonovo, ciao, mi piacerebbe sapere i tempi di consegna se si vuole una configurazione del mezzo non disponibile in sede. Beh, se non è disponibile in sede magari mi sta arrivando, quindi chiedimi, nel senso che sotto posso mettere un link con un file con alcune disponibilità che arrivano nei prossimi mesi. Non ce ne sono più tantissimi, mi sembra ci siano ancora 5-6 metri da qua a maggio, giugno, e 5,40 spero me ne arrivi ancora uno o due, ma poca roba, e mi arriva ancora un 6,36 e un Revolution, 6,36 Road Cruiser e un Revolution. Però se dovessi ordinarne uno, ad esempio cambio automatico, che non ho adesso siamo come consegna settembre, calcola settembre, tranne per i Summit, perché al momento la produzione è già satura. Summit vengono fatti in una fabbrica a parte che è più piccola, quindi attualmente hanno molta più richiesta che offerta. In questo momento non possiamo proprio ordinarne. Avremo qualcosa libero in settembre-ottobre, però già configurati. Per i Summit una configurazione da zero è facile che si fa da un anno in questo momento, però l'anno prossimo aumenteranno la produzione di Summit con una nuova linea di montaggio. Non ho risposto prima alla domanda sul cambio automatico, non l'ho ancora usato, ne ho venduto qualcuno già alla fiera di Parma, però mi devono ancora arrivare. Prima arriverà il primo sicuramente lo proverò e vi farò sapere le mie impressioni, ma so già che è un ottimo cambio. Gui Io, ciao. Come vedi le nuove prossime motorizzazioni per il furgonato? Il motore ibrido è nei piani di qualche azienda, Fiat Peugeot?
Nei piani sicuramente. Il problema è che già adesso c'è domanda, mi chiedono: ma io vorrei comprare un camper a benzina o metano, o ibrido o elettrico. Non esistono, non provateci neanche perché non esistono. Semplicemente perché attualmente le motorizzazioni a metano, benzina o altro non sono adeguate alle nostre esigenze di camperisti. Cioè, esiste il Ducato metano, esiste il Ducato ibrido, però a parte i costi, per quanto riguarda il prototipo, diciamo, elettrico che c'è per Ducato, è una cosa strettamente adatta al corriere che fa le consegne in centro città nel raggio di 50 km, neanche forse, perché l'autonomia a vuoto è di circa, se non ricordo male, 150 km, e a carico, come può essere un camper, sarebbe ridicola l'autonomia, soprattutto fuori, diciamo, dal centro urbano. Non si può avere un camper con 100 km di autonomia, è assolutamente ridicolo, oltre ai costi. Il metano, a parte il fatto che il metano esiste sostanzialmente solo in Italia, gli altri stati europei ignorano totalmente l'utilizzo di questo combustibile, non è diffuso ancor meno che in Italia, perché in Italia già lo è poco, e quindi sarebbe un'altra configurazione inutilizzabile, perché poi girare la benzina è un suicidio come consumo. Esiste la possibilità di mettere, adesso non sono un esperto, però un impianto a gas abbinato al diesel, però è ancora molto poco diffuso e costa qualcosa come 4.000 rotti euro, quindi non è facile ammortizzarlo. E poi c'è proprio un problema di rapporti peso-potenza, oltre che di consumi. La coppia che ha un motore benzina, un motore a gas, non è adatta alla stazza che hanno questi mezzi, e quindi il diesel resta ancora importante. In futuro sicuramente ci sarà una differenziazione tra la macchina diesel e il camper o il furgone diesel, perché è giusto dare una penalità a chi sceglie la macchina diesel al posto della elettrica o ibrida o benzina perché gira in città, perché l'alternativa ce l'ha, il mercato gli dà l'alternativa di scegliere, e quindi se sceglie il diesel va bene, tassiamolo. Ma se non c'è l'alternativa, è assurdo che ci sia una penalità, nel senso che il furgone, il camper e il camion al momento esiste solo diesel in sostanza, e quindi non puoi penalizzarlo se non hai l'alternativa. Già un po' l'hanno capita, perché ad esempio l'ecotassa inizialmente doveva essere messa anche sui camper, e poi sul camper è stata tolta, quindi si vede che c'è comunque un minimo di attenzione a questo aspetto. Quando finirà la fase di spauracchio commerciale per far vendere le macchine benzina elettriche, anche se cioè, io oggi dovessi comprare un'auto nuova, non la comprerei mai, ma dovessi comprare un'auto nuova, l'unica cosa che prenderei forse è una Tesla, non lo farei su un camper, non prenderei mai un camper elettrico adesso, anche se me lo proponessero, perché a parte i 100.000 euro che costa la meccanica di base, sarebbe improponibile come utilizzo. E in futuro, ripeto, che quando davvero finirà questa iniziale fase di spauracchio e basta, quando inizieranno le normative veramente a diversificare e mettere i blocchi di circolazione in città nei diesel, verranno messi per quei veicoli dove esiste l'alternativa. Poi ricordiamoci che col camper non serve per andare principalmente nel centro di Milano. Se ci voglio andare proprio a visitare la grossa città, posso anche decidere di, se qualora avessi un vecchio diesel, fermarmi fuori e avvicinarmi poi con un altro mezzo. Quello che interessa a noi è avere una casa che possa portare in giro per il mondo. Poi se non è in centro città fa lo stesso. Sigrovan, hai mai provato la Traction Pool Plus? Fa la differenza? Vale la spesa? Vabbè, a parte che sono 100 euro, quindi la spesa è relativa, però secondo me vale anche i 100 euro che viene fatto pagare, nel senso che dovrebbe simulare il blocco del differenziale, ma è anni luce da un blocco differenziale meccanico. Mi è capitato di provarla un paio di volte e sinceramente io non ho trovato tutta questa differenza, anzi una volta mi sono impantanato nel fango, su un prato, e con o senza Traction Plus non cambiava assolutamente niente, impantato ero, impantato sono rimasto. Vedo che molta gente me lo chiede come optional tassativo, ma io non posso dire che sia una cosa che non farei a meno, anzi. Poi ripeto, magari qualcun altro avrà un feedback diverso, però per la mia esperienza, che è limitata a questi un paio di casi, non cambiava nulla. Invece il Lille Descent Control,
Sì, descent control, che è una specie di cruise control che va in discesa, serve sulla neve, non serve come freno motore come molti pensano, serve per la stabilità, diciamo, evitare che si intraversi il veicolo e tutto, non come freno motore. Quello funziona bene, è molto utile. Pausa pubblicitaria, ti interessano anche le auto storiche? Come me impazzisci per le macchine rallistiche anni 80-90? Clicca in fondo alla pagina, nella descrizione del video e segui anche il canale nuovo che abbiamo fatto, appunto dedicato a quel mondo. Grazie. Sarà domanda di Syncrovan. Adesso siamo a Vittorio Panizzon. Sarà interessato a un video che consigli le migliori opzioni di riscaldamento gas e gasolio per le soste nei periodi invernali. In ogni caso, apprezzo tutti i video. Grazie. C'è già un video, c'è proprio un video specifico su riscaldamento, se scegliere il gas o il diesel, però in succo te lo risolvo così. Se sei di quelli che tolgono l'assicurazione a novembre e la mettono a marzo, ti vito il diesel, prendi la Trumacombi gas, perché se lo lasci fermo 3 mesi il riscaldamento diesel ti può dare problemi già solo perché si solidifica il gasolio nei tubi. Se sei di quelli che ci vive nel camper, ti consiglierei tutte e due, il riscaldamento Trumacombi gas e un V-Bus aggiuntivo perché almeno hai sempre il backup. O in alternativa, se devi scegliere solo Truma Diesel perché altrimenti il costo delle bombole inizia a diventare pesante. Se sei un camperista oppure se sei uno di quelli che fa 20 weekend a sciare a stagione, ti consiglierei il diesel. Se sei un camperista tipico, come posso essere io, 365 giorni l'anno, ma ci vai un paio di volte a sciare, la settimana tra il Capodanno, non fai un uso prevalentemente invernale. Secondo me uno vale l'altro, nel senso che in alcuni casi avrai vantaggio su uno, in alcuni casi avrai vantaggio sull'altro. Ti ricordo che il diesel, parlando di Pösl, montano la Truma Combi D6, quindi ha 6.000 calorie invece cioè 4.000 della gas, quindi è più potente. Però consuma più batteria, hai bisogno di due batterie d'avviamento perché rispetto alla gas, che semplicemente già il gas. Formato gassoso, appunto, va automaticamente nella camera di combustione senza niente di particolare, mentre la diesel deve nebulizzare il gasolio, accenderlo, innescare la combustione ed ha una pompa, quindi consuma più corrente, oltre ad essere più sistema più complesso e anche un pochino più delicato. Fa un po' di odore fuori, ha più manutenzione perché è una combustione più sporca ed è anche meno affidabile proprio perché è più sofisticato come sistema. Il gas è più ecologico, non fa odore, si pulisce da solo andando, non ti lascia piedi se lo lasci fermo 6 mesi, quindi hai vantaggi entrambi, oltre al fatto che la gasolio ha un sovrapprezzo. Ricordiamoci che il riscaldamento diesel non è una priorità come molti arrivano a prima esperienza, partono tutti a riscaldamento diesel. In realtà potrebbe essere controproducente, lo usiamo principalmente in Italia, in Germania è assolutamente poco utilizzato. Quindi valutate questa cosa qua, ecco, questi parametri. Se siete prevalentemente invernali, ok, diesel. Se d'inverno avrei non lo usate proprio, direi gas. Se siete 365 giorni all'anno e utilizzo mixto, va bene uno come l'altro, non fascetevi la testa. Giuseppe Evangelisti, sarebbe interessante un video dove si mettono in luce le particolarità costruttive di mezzi POS, magari rispetto ad altri marchi, oppure un approfondimento più tecnico sulle motorizzazioni Fiat e Citroen, non solo i dati tecnici elencati in un vecchio video. Allora, quel vecchio video l'ho fatto prima di provare le meccaniche. Non ho più, volevo farti vedere una cosa, ma mi sa che non l'ho presa. Te lo farò vedere, che l'ho spaccato del tetto della coibentazione. Pensavo di averla presa e invece l'ho lasciata in ufficio. Quello che posso dirti adesso è che ho provato tutte le meccaniche tranne il 178 Fiat e il cambio automatico. Li ho provati un giro qua, diciamo in urbano, e poi in superstrada alla base di una salita, partendo allo stesso regime, mi sembrava intorno ai 1.000 giri, in quarta, e a salire lungo tutta la salita. Allora, quello che posso dirti è che il 140 Fiat e Citroen
in cima alla sedia arrivano alla stessa velocità, però il Fiat sotto lo senti più pieno, più coppia, è più brillante, è il valore di coppia massima è più alto e il regime di coppia massima è più in basso, quindi lo senti meglio come motore. Però è un po' più rumoroso del Citroen e, come ti dicevo, consuma un po' meno il Citroen. Oltre al fatto che sul Citroen ti trovi più accessori di serie e costano meno gli accessori perché c'è il pacchetto TTL che con 700 euro metti la cabina completa, e portata maggiorata, luci diurne LED, volante in pelle, cruise control, traction plus, e l'holder invece su Fiat paghi accessorio per accessorio, quindi oltre alla differenza di prezzo iniziale c'è anche la differenza diciamo di accessori. Però è un bel motore, il Fiat Pia è migliore. Il 160 Citroen e Fiat più o meno il discorso è lo stesso. Il 160 Fiat vale la spesa comunque perché è il motore, è la base del motore del vecchio 3000, motore Iveco, con anche il cambio diverso, quindi è più morbido come inserimento del cambio e il motore lo senti, l'imbasso lo senti veramente tanto, anche se poi ti ripeto in cima arrivavo alla stessa velocità. È vero che quello che ho parlato sul 160 era Fiat, era un 636, gli altri erano 6 metri, però bastavano. Non ritengo che siano nessuno di queste motorizzazioni da scartare. Il 120 cavalli lo prenderei solo sul 540 e anche quello l'ho provato, va benissimo sul 540, se uno vuole spendere poco è una buona motorizzazione, però mi soffermerei comunque sempre tra il 140 Citroen e il 160 Fiat. Poi se non guardo la spesa e voglio il 178 Fiat, ok, è il migliore, però pago nettamente di più. Quanto riguarda le particolarità costruttive di mezzi puzzle, credo di aver già fatto un video, comunque avrei voluto farti vedere lo spaccato della coibentazione per farti vedere come è fatto soprattutto sul tetto dove ha il doppio strato di poliuretano, quello blu, stirodur ad alta densità a celle chiuse che non trattiene l'umidità, contro al legno, e sopra uno schiumogeno styrofoam attaccato, incollato alla lamiera, che va a chiudere tutti quelli che possono essere punti termici. Questo è molto importante perché evita condensa sul tetto. Se ti capita di guardare qualche usato non puzzle di qualche anno fa, oppure puzzle pre-2009, quando non c'era ancora questo tipo di tetto, vedrai che il legno sopra i pensili tende ad ondularsi, soprattutto se guardi magari vecchi C, cose del genere, vedi il tetto che fa le onde intorno al filo del pensile. Questo è dovuto alla condensa sul tetto. Per quanto riguarda le pareti, non hanno le pareti il coibentante rigido, ma solo lo styrofoam incollato alle lamiere. Il pavimento ha lo styrodur, quello blu, il legno e il linoleum. Alcuni furgonati non hanno tuttora il pavimento coibentato e non sono coibentate le portiere su Puzzle, come quasi in nessun camper, se non qualche artigianale che viene iniettato la schiuma. Ma attenzione, chi vi dice che il portellone è coibentato e che fa la differenza, vale 5.000 euro più perché c'è il portellone coibentato, sappiate che secondo me è ininfluente, perché i portelloni sono tutti centinati, quindi quello che puoi mettere dentro sono dei pannellini di coibentazione che servono a poco, perché tanto la centinatura porta comunque la lamiera a contatto con l'interno. L'aria che c'è dentro il portellone è comunque un ottimo coisolante, perché i piumini, non è la piuma che fa la coibentazione ma è l'aria che c'è intorno, e il portellone sfrutta questo aspetto. Alcuni tipi di coibentazione potrebbero essere controproducenti, perché potrebbero evitare il riciclo d'aria, condense e ruggine nella lamiera. Ma se proprio desiderate coibentare i portelloni, sappiate che è una banalità, nel senso che con 50 euro di materiale e mezz'ora di lavoro si fa, quindi decisamente non è un argomento di vendita che possa giustificare 3, 4, 5 mila euro in più. Quello che fa la differenza sulla costruzione di Puzzle, secondo me, è la qualità generale, nel senso che chiunque può confermarvi che
salvo normali difettosità, piccole percentuali che qualunque oggetto costruito dall'uomo avrà sempre, l'assemblaggio, la qualità di assemblaggio di mobili, la durata nel tempo di materiali è eccezionale, perché sono modelli che non sono stravolti o costruiti da zero ogni 2 anni, ma sono modelli in continua evoluzione dal 2007 ad oggi, e quando c'è un nuovo modello è comunque una variante di qualcosa già sul mercato, è fatta in numeri che nessun altro marchio fa. Questo gli permette di dare un prodotto altamente collaudato. Anche solo le stoffe sono in utilizzo dal 2007, poi magari una volta tanto ne mettono una e tolgono un'altra, però la tenuta di materiali, della finitura, del tipo di installazione utilizzata è veramente super super collaudata. Quindi quello è sicuramente il valore aggiunto di Pose. Poi andiamo avanti, l'ultima perché poi devo andare a aprire. Pietro Bettanini: sarei interessato a sapere come si può coibentare e riscaldare il serbatoio delle grigie e la relativa valvola di scarico in modo che non geli. Ho un furgonato Adria dotato solo di una sonda riscaldante nel serbatoio delle grigie che si attiva sotto i 5 gradi, ma il serbatoio non è coibentato, quindi non serve a nulla. Dipende innanzitutto se fai invernale weekend, sotto zero weekend, io consiglio sempre di ignorare il problema acque grigie, perché tanto con le 90 litri di acque grigie il weekend ci parti e ci torni, quindi quando torni a casa che non sei più a meno 10 scaricherai. Se proprio devi farti la vacanza sotto zero e pensi di dover scaricare durante la vacanza, antigelo ecologico nello scarico, non il paraflu che è inquinante, ma un antigelo ecologico specifico che ti si deposita sul fondo e ti evita di bloccare la valvola. Poi alcuni camper, tipo probabilmente il tuo Adria, hai il tubo e la valvola di scarico in fondo al tubo, come anche i Clever sono fatti così. Questo può crearti dei problemi perché dentro al tubo l'acqua ristagna facilmente e gela facilmente e quindi non riesci a scaricare, mentre Posle ha la valvola a un ferro che va a aprire direttamente sotto al serbatoio, quindi non hai un tubo dove ti ristagna l'acqua e ti gela facilmente, quindi qui sotto lì con un antigelo riesci a isolare facilmente. Se hai un tubo, esistono dei tubi che puoi riscaldare, però se hai il tubo e la valvola in fondo non riuscirai a fare granché. Esistono le fasce riscaldanti che tu hai sotto il serbatoio, esistono anche per i tubi e per la valvola, però è sempre una fascia elettrica, quindi consuma. Le coibentazioni migliori sono quelle fatte con l'aria calda dentro una vasca e tramite riscaldamento soffi anche l'aria calda, però non è banale farlo soprattutto sui furgonati perché ti abbassa ancora di più il camper, perché ovviamente devi avere poi uno spazio sotto la vasca, quindi su un furgonato non è fattibile. Come Pösle, volendo ti danno il serbatoio rivestito con una plastica coibentata e riscaldata, però ripeto, non è nel 99% dei casi l'utente fa un uso invernale dei 3-4 giorni per il weekend, quando è sotto zero, e quindi riesce a scaricare una volta venuto via dalla montagna, e quindi è superfluo e risolve solo con il liquido antigelo. Marco Caligaro mi chiede ancora per le batterie, può cominciare a valer la pena oppure ancora troppo presto? Secondo me può iniziare a valer la pena, però il costo è importante, quindi siamo sui 1300 euro per un impianto solo di materiale, però se hai già uno smart alternator di quelli nuovi potrebbe non essere sufficiente la spesa, perché dovresti aggiungere ancora qualcosa per la ricarica del motore. Abbiamo ancora tante domande, però il tempo a disposizione per me è finito, quindi ci vediamo alla terza parte. Ciao, grazie. Dimenticavo, prima di continuare, mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina e selezionate notifica tutti, perché
così non vi perdete nessun video e saprete di essere avvertiti quando ne pubblico uno nuovo. A presto!